scusa, non trovavo la via. Prenditi un cazzo di cartina. L'ho trovata lo stesso, no? Hai del tabacco? Hai preso tutto? A casa cosa hai detto? Niente, sono uscito. Come mai? Non ti fanno il terzo grado ogni volta che esci? Di solito sì, razza di scassapalle. Io mi faccio il culo rischiando anche la pelle per loro e in cambio mi trattano come un coglione. Ti avevo detto di mollarle, come ho fatto io. Non ci riesco, in fondo gli voglio bene. Tua moglie era a casa? Oggi no, c'era solo mia figlia con quel suo fidanzato ciccione. Ma dai, ha un fidanzato? Ma sì, da un po', ma è un ciccione, non so cosa ci trovi in lui. Se ne sta tutto il giorno sul divano a strafogarsi di porcherie. Mai una volta che si veda camminare, mai. Non so neanche come ci arrivi a casa mia, compare sul divano e poi scompare. Ma la loro età è normale, credo. Normale un cazzo, alla sua età non è possibile pesare 120 kg, non so proprio come lei possa essere attratta da lui, dannato ciccione. Beh, anche lei è ciccione. Cosa? Sì, anche lei è ciccione. Che cazzo hai detto? Mia figlia non è ciccione, lui è ciccione, non lei. Non so proprio perché ci stia assieme. Sì che è ciccione, e le ciccione si trovano i fidanzati ciccioni, perché essendo ciccioni pure loro non possono farle notare quanto sono ciccione, è la regola. Sì che è la regola, ma mia figlia non è cicciona. Sì, lo è, se no per lo stesso principio non si sarebbe messa con lui. Le ragazze magre mica si mettono con i ciccioni, sai. Sentiamo, perché no? Ancora, perché alle magre non piacciono i ciccioni. Due ciccioni invece si guardano, si vedono ciccioni tutti e due e si convincono che questa sia la normalità e continuano a strafogarsi di porcherie perché tanto non si accorgono di essere ciccioni. Ma senti che cazzate, è pieno il mondo di ragazze magre con i fidanzati ciccioni. Ah sì? Dai, fammi un esempio. Che ne so, Elvis era ciccione, per esempio. Elvis è diventato ciccione, ma prima era secco secco e qualunque donna magra se lo sarebbe fatto. Se diventi ciccione, dopo non vale. E allora Danny DeVito? DeVito è ciccione, è sempre stato ciccione. Che mi dici di lui? Lui è un attore famoso, ha i soldi, piccola variante alla regola. Se hai soldi puoi anche essere ciccione, che le ragazze magre ti prendono lo stesso, ma il ragazzo di tua figlia non è ricco, quindi si è trovato una ciccione, proprio come lui. Che stronzata! Che regola è questa? Te la sei inventata adesso? Questa è una regola che è sempre esistita. A parità di condizione sociale, i belli vanno con i belli, i brutti... Sì, sì, ho capito, ma mia figlia non è brutta. Non ho detto che è brutta, non ho detto questo. Ho detto che è cicciona. È diverso. Se fosse brutta, avrebbe il fidanzato brutto. Invece c'è la ciccione. I ciccioni non vogliono le brutte, è risaputo. Le vogliono belle e le vorrebbero anche magre, ma non possono. Perché solo le ciccione accetterebbero di stare con loro e così si mettono con una più cicciona. Così si sentono meno ciccioni, hai capito adesso? Frank della pescheria. Lui è un sedano e sua moglie, quella sì che è cicciona. Che mi dice allora, lui magro, lei cicciona. La tua regola va a farsi fottere. Non stiamo parlando. Non stiamo parlando di lui magro e lei cicciona, ma del contrario. Un maschio ciccione si può trovare solo ragazze ciccione. L'inverso può succedere, ma così proprio no. Perché allora uno magro può trovarsi una cicciona e una magra non può trovarsi un ciccione? No, non è che non può, non vuole. Perché i ciccioni non piacciono a nessuno, così come le ciccione, se non agli altri ciccioni. Perché non trovano altro.
Quindi se tua figlia ha il fidanzato ciccione, significa che pure lei è cicciona. Hai capito adesso? Ecco, siamo arrivati. Fai quello che devi fare, io ti aspetto qui. E vedi di fare in fretta, così poi andiamo a mangiarci due bistecche come si deve. E comunque mia figlia non è cicciona. Cosa parlano al mattino mentre vanno a lavorare? Gli spazzini della piazza, con la piazza da spazzare. Di cosa parlano al mattino mentre vanno a lavorare? Gli imbianchini del cantiere, col cantiere da imbiancare. Parlano del tempo che va, dell'amore che fa dimenticare. Le avversità di una vita troppo dura, dividere i sogni e la paura. Prima di dividere 8 ore la rumenta e la pittura. Di cosa parlano al mattino mentre vanno a lavorare? Gli impiegati del comune, col comune da impiegare. Di cosa parlano al mattino mentre vanno a lavorare? I baristi della piazza, con la piazza da barare. Parlano del tempo che fa, dell'amore che sa dimenticare. Le avversità di una vita un po' incolore, con qualche sogno e qualche errore. Prima di dividersi le palle per le prossime 8 ore. Di cosa parlano al mattino mentre vanno a faticare? I cavalieri del lavoro, tutta la vita a lavorare. Di cosa parlano al mattino dopo un turno di lavoro? Le puttane della notte che lavorano anche loro. Parlano della vita che va, dell'amore che fa dimenticare. La congiuntura di una vita è sempre cara, condividono macchine e benzina. Un po' per dividere la spesa, un po' per noia mattutine. Di cosa parlano al mattino mentre vanno a lavorare? I banchieri della piazza con i conti da imbiancare. Di cosa parlano al mattino mentre vanno a lavorare? Rapinatori delle banche con le banche da sbancare. Parlano del tempo che va, dell'amore che fa dimenticare. Le avversità di una vita troppo dura e dividersi i sogni e la paura. Prima di dividere il bottino e abitura. Prima di dividere il bottino e abitura. Prima di dividere le strade e abitura.